Ci siamo presi più tempo per te. Le nostre filiali sono aperte fino alle 16.45. Per informazioni, consulenza e assistenza all'utilizzo delle aree self. Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola. Il caos vaccini. Oggi nuova decisione della maggioranza di governo. Per accedere a scuola è sufficiente l'autocertificazione, il monito dei medici. La politica si assuma le sue responsabilità. Segnalato un medico dell'Ovest vicentino, durante un controllo tributario gli uomini delle Fiamme Gialle hanno scoperto 60 dosi di vaccini scaduti nel 2014. È stata consegnata ieri sera la relazione di Miteni circa la tenuta degli impianti messi nel frattempo in Sicilia ad un pozzo. Il commissario della superstrada pedemontana oggi in audizione in regione, il punto sullo stato dei lavori, confermata l'apertura del primo tratto tra fine ottobre e primi di novembre. I genitori dei ragazzi di Montegalda avevano segnalato al sindaco episodi di spaccio. Indagini appurano che a vendere la droga erano alcuni profughi ospitati in un hotel. Degrado in via Europa, un gruppo di senza tetto staziona nella zona davanti agli studi di medici e psicologi. Segnalazione a TVA. Mondiali di ciclismo del 2020, la Federazione Internazionale di Ciclismo sembra aver scelto la Svizzera come sede, il sogno vicentino sembra sfumato. Ieri sera la programmazione di Miss Provincia di Vicenza, la fascia è andata a una ragazza trevigiana, Miss TVA è bassanese. Buonasera, ben ritrovati all'edizione provinciale dei nostri telegiornali. Avete sentito i titoli, ormai la vicenda vaccini sembra una telenovela, siamo nel caos. Ieri la notizia che dava per certa l'obbligatorietà dei vaccini perché rientra a scuola, oggi un nuovo provvedimento che dice sostanzialmente che è sufficiente l'autocertificazione. Questo è un problema che riguarda le scuole, è un problema che tocca da vicino anche i medici. Allora questa sera partiamo da qui. Autocertificazione per entrare a scuola. La situazione è nuovamente questa sul fronte dei vaccini, dopo l'ennesimo dietrofront del governo. Ma negli ultimi tre giorni abbiamo avuto tre diversi scenari. Fino a martedì autocertificazione, ieri obbligo della documentazione, oggi di nuovo il fai da te. Una situazione al limite del surreale che sta creando non pochi problemi ai presidi, che mercoledì prossimo, 12 settembre, primo giorno di scuola, si troveranno a gestire una situazione delicatissima. E dai medici l'accento sulla necessità di vigilare sulle autocertificazioni. Queste qua non spetta al medico verificare questo, di per sé non dovrebbe neanche spettare ai presidi o agli insegnanti, ciascuno i propri compiti, è la politica e la propria responsabilità. In Parlamento maggioranza schizofrenica sulla pelle dei bambini. Il commento di Alessandra Moretti, consigliera regionale PD, che invita il governatore Zaia ad impegnarsi sull'obbligo vaccinale, smarcandosi da quella che Moretti definisce la follia delle autocertificazioni. Si dice sereno il Comune di Vicenza per voce dell'assessore all'istruzione Cristina Tolio. Qualunque sia il dettato normativo, non avremo grandi difficoltà da affrontare nel nostro territorio. E da Palazzo Trissino trapela la volontà di prevedere nel corso dell'anno scolastico specifiche giornate di approfondimento in classe sui temi legati alla salute, vaccini tra i primissimi. Per l'ordine dei medici alla fine una sola cosa conta. La massima copertura vaccinale, cioè raggiungere la soglia del 95% finché praticamente è funzionato l'obbligo vaccinale, quindi con il decreto legge Lorenzin abbiamo avuto un sensibile incremento dell'1,5-2% dei vaccinati. Il termine per presentare poi i documenti di cui si certifica l'esistenza sarà il 10 marzo del 2019. E per dei vaccini scaduti, scoperti casualmente durante un controllo tributario da parte della Guardia di Finanza, un medico viene segnalato alla Procura.
60 fiale di vaccini anti-influenzali e non solo scaduti, sequestrati dalla Guardia di Finanza di Arzignano in uno studio medico dell'Ovest Vicentino convenzionato con l'ASL 8. Questa la scoperta, per certi versi clamorosa, fatta dalle fiamme gialle nei giorni scorsi durante un semplice controllo fiscale. Secondo le prime indiscrezioni, militari nel corso della verifica tributaria sono stati richiamati dalla presenza di alcune scatole in cui era evidenziata una data di scadenza anche molto vecchia relativa ad alcuni vaccini. 10 sarebbero i contenitori recuperati che custodivano ben 60 siringhe di antivirali per adulti scaduti dal 2014 al 2018, materiale che per legge non può essere né custodito né conservato e che deve essere smaltito per non creare un rischio biologico. Per questi motivi il medico è stato segnalato alla procura ipotizzando l'accusa di commercializzazione o somministrazione di medicinali guasti. Le indagini ora dovranno far luce sul perché questi vaccini siano stati conservati e non distrutti, molte le ipotesi al vaglio degli inquirenti su cui si stanno svolgendo alcuni approfondimenti, dalla semplice dimenticanza al sospetto che i farmaci sarebbero potuti essere somministrati ad ignari pazienti o rivenduti magari al mercato nero. E adesso torniamo a parlare di FAS, perché è stata consegnata ieri la relazione di Miteni circa la tenuta degli impianti. Non ci sono spiegazioni circa i più recenti inquinamenti, dice Matteo Macilotti, il sindaco di Chiampo. Intanto la provincia mette i sigilli ad un pozzo. La vicenda relativa alla contaminazione da FAS si arricchisce di ora in ora di novità per nulla positive. L'ultimo passo è quello compiuto ieri sera dall'azienda Miteni di Trissino, che ha consegnato in provincia la relazione circa la tenuta degli impianti. È il delegato all'ambiente della provincia, Matteo Macinotti, a dire subito che il documento non è per nulla convincente. È giunta proprio ieri sera in provincia la relazione di Miteni riguardante la tenuta degli impianti. Da una prima lettura molto rapida della relazione emergono delle problematiche che tuttavia dovremmo approfondire con il comitato tecnico che abbiamo già in mente di convocare proprio oggi per la prossima settimana con la Regione, con ARPAV, con il Comune di Trissino per valutare appunto questa relazione. Non va dimenticato che gli impianti di Miteni sono in parte bloccati proprio per ordine della provincia in attesa di capire se la contaminazione sia attuale. In ogni caso, nella relazione, non ci sarebbe una spiegazione per il recente ritrovamento di inquinanti nelle acque. Un dato però, a mio avviso, importante che emerge è che non vi sono risposte sulle motivazioni per le quali appunto abbiamo trovato in falda la sostanza Genix piuttosto che il C6 o 4. E qui ci sono due elementi, a mio avviso, molto rilevanti. In tutto questo si inserisce anche la recente iniziativa della Procura che ha incaricato tecnici di ARPAV di mettere i sigilli su uno dei pozzi di captazione di Miteni. È necessario che i tecnici possano esaminare il percolato che è stato intercettato proprio da quei pozzi e che a prima vista potrebbe rappresentare un inquinante storico risalente agli anni 70-80. In questo senso la notizia positiva sarebbe rappresentata dal fatto che i pozzi di captazione stanno effettivamente svolgendo il lavoro per i quali sono stati pensati. Si pensa che entro fine mese tutto possa tornare a sistema. I riscontri della Procura, assieme alle decisioni di Regione, Provincia e Comune. 5 giorni di proteste delle mamme sotto la Procura del resto avevano dimostrato che il tempo stringe e i cittadini di 3 province aspettano risposte. E adesso torniamo a parlare di Pedemontana, perché il commissario oggi è stato ricevuto in Regione e ha fatto il quadro, il punto della situazione e sembra confermata l'apertura del primo tratto tra fine ottobre e i primi di novembre. Appena una settimana fa era stato il vice premier e ministro dell'interno Matteo Salvini a benedire la Pedemontana arrivando a Venezia. Non vedo l'ora che arrivi a chiusura definitiva quest'opera, che sarà una boccata d'ossigeno per migliaia e migliaia di lavoratori, di imprenditori e di pendolari veneti. Oggi si è vissuto un momento tecnico e molto concreto. In Regione si è svolta l'audizione del commissario straordinario della Pedemontana, l'avvocato dello Stato Marco Corsini. Emergono molti dati concreti, a cominciare dal fatto che finora sono stati pagati quasi 850 milioni di euro su un totale complessivo di 1 miliardo e 950 mila. Questo significa che i lavori eseguiti e certificati fino al 31 luglio sono pari al 44% del totale. Sul fronte degli espropri, invece, quelli già pagati ai cittadini che si sono visti sottrarre pezzi di terreno sono pari al 79%, mentre solo il 21% è ancora in attesa.
Lo stesso commissario ha assicurato che si stanno studiando soluzioni alternative per il collegamento fra Malo e Castelgomberto, per superare il problema del sequestro penale imposto sul luogo dove si è verificato un infortunio mortale sul lavoro. Ministero, autostrada e ferrovie siedono ad un tavolo per risolvere il nodo della connessione fra Pedemontana e autostrada a Montecchio. Infine, il tratto compreso fra A31 e Breganze sono i primi 6 chilometri pronti e finiti. Si attende la fine di ottobre, inizio di novembre, per vedere sfrecciare le prime auto esattamente come aveva anticipato il governatore Luca Zaia. Quando avremo ulteriori stralci funzionali, immagino che già nel 2019 ne avremo più di qualcuno, apriremo e via. Posso solo anticipare questo, noi abbiamo comunque un programma di lavori e la deadline per noi resta dicembre 2020. E adesso passiamo a Vicenza, andiamo in Viale Europa che è diventata una zona occupata dai senza tetto. La segnalazione arriva da uno studio medico. Di giorno spariscono per poi di notte fino all'alba prendere possesso degli androni degli studi medici dei sottopassi di Viale Europa e Via Lussemburgo. Non sono pochi i senza tetto che da settimane stanno alloggiando nella zona delle banche a pochi passi dalla questura di Vicenza, italiani e stranieri, secondo le testimonianze dei residenti che hanno segnalato il disagio a TVA, che stanno esasperando gli animi di chi in questo punto della città vive e di chi lavora, che così racconta quanto accade. Dentro a questi androni, così, ci sono ogni mattina, anche questa mattina alle 8:30, abbiamo visto degli senza tetto che con coperte e cartoni dormivano. Senza tetto che usano come nascondigli le fioriere e come latrine il passaggio pedonale di via Lussemburgo che divide la zona residenziale dal parco pubblico di Viale Europa. Appoggiano i cartoni sotto lì, sotto le fioriere e alla sera poi li tirano fuori e si fanno il giaciglio. Una situazione insostenibile perché qui lavora tutti i giorni e che chiede ora di scacciare il degrado. Ecco, questa è una situazione insostenibile anche perché alle 8:30 ci sono clienti, pazienti e persone che passano, sia qui che lì che negli altri studi dall'altra parte, che hanno tutti quanti una struttura simile, ed è una situazione di degrado e ne è arrivato uno e ne stanno aumentando. E adesso ci spostiamo a Montegalda, dove un gruppo di genitori aveva segnalato al sindaco una situazione di spaccio. Alla luce delle indagini dei carabinieri, a spacciare sarebbero stati dei profughi. Foto e video per incastrare alcuni richiedenti asilo alloggiati all'hotel Miravalle, a cui la prefettura ha poi revocato la concessione, che secondo le indagini dei carabinieri acquistavano marijuana e cocaina a Campomarzo per poi rivenderla ai giovani e ai minorenni residenti nei comuni di Montegalda e Montegaldella. L'operazione condotta dai carabinieri della stazione di Longare, grazie ad appostamenti e immagini del sistema di videosorveglianza, ha permesso di debellare un mercato della droga a cielo aperto attivo di notte e di giorno a due passi dal municipio di Montegalda. Nel paese le voci si erano diffuse rapidamente, tanto da creare non poco allarmismo. Sapevamo tutti, no? Era lampante il discorso. Comunque siamo contenti che sia stato risolto così positivamente. Erano ragazzi che andavano sempre sotto lì, quello si sapeva, però logico che noi non vedevamo lo scambio. E così al sindaco erano arrivate numerose richieste di intervento che hanno dato il via alle indagini dei militari che hanno documentato un centinaio di episodi di spaccio, denunciando alla fine 7 giovani africani. Io penso che la rete sociale che c'è nei piccoli paesi ancora funzioni, quindi la vigilanza che le famiglie e i cittadini hanno in qualche modo fatto sul loro territorio in questo caso è stata efficace. Gli appostamenti hanno poi evidenziato come la droga era venduta anche ai giovani del vicino comune di Montegaldella e proprio il sindaco aveva ricevuto numerose segnalazioni. Le famiglie, qualche mamma mi ha detto grazie sindaco, bravo. Certamente bravo il sindaco, no? Bravi i carabinieri, grazie per quello che hanno fatto. E adesso siamo alla cronaca. Un agricoltore di 70 anni è rimasto ferito nel pomeriggio dopo il ribaltamento del suo trattore con rimorchio. L'incidente è avvenuto alle 16:30 in via Roma ad Altissimo. Il ferito dopo il ribaltamento del mezzo è rimasto incastrato fra il rimorchio e gli alberi in un tratto di forte pendenza. Sono stati i vigili del fuoco ad estrarlo in sicurezza dopo aver assicurato il rimorchio che rischiava di
scivolare sulla strada sottostante. Poi l'intervento dell'elisoccorso per il trasporto in ospedale. E adesso nel prossimo servizio altre notizie di cronaca. È ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Vicenza la donna di 56 anni che nel primo pomeriggio di oggi è stata investita mentre stava attraversando Viale Milano in corrispondenza di Via Firenze. È stato il conducente di una Mercedes, 54 anni di Vicenza, ad accorgersi troppo tardi del pedone e a travolgerlo. Sul posto i sanitari del SUEM hanno stabilizzato la donna, ma le sue condizioni si sono leggermente aggravate dopo il ricovero. Tocca invece alla polizia locale eseguire una serie di accertamenti sulle condizioni dell'autista. Si attende l'esito dell'alcol test e su eventuali testimonianze circa l'uso del cellulare. Da tener presente che recenti lavori di asfaltatura hanno coperto le strisce pedonali che dovrebbero essere nuovamente tracciate a breve. Si è appartato con una prostituta che lo ha tirato dentro l'area ex Sartori dopo aver contrattato una prestazione sessuale a pagamento. Poi la ragazza, con una scusa, è tornata nell'auto ed è sparita. In questo modo un 26enne di Schio si è ritrovato senza portafogli e anche senza chiavi dell'auto. Ha dovuto chiamare il padre per tornare a casa e avvisare la polizia per raccontare di essere stato derubato. Accertamenti sono stati avviati dalla sezione volanti per identificare la prostituta. Si è avvicinato, ha offerto la sua mercanzia mostrando un sacchetto rigonfio di marijuana, ma non sapeva che l'uomo in borghese che aveva di fronte era un militare della Guardia di Finanza. Quest'ultimo si è qualificato e ha intimato di consegnare la droga ad un nigeriano di 46 anni, a quel punto più che stupito. L'uomo ha reagito male, ha opposto una vigorosa resistenza, ma è comunque finito in manette per spaccio e resistenza. Stamane è stato processato e condannato a 6 mesi, non sospesi, da scontare non appena la sentenza diverrà definitiva. Ne avrà per almeno 25 giorni la donna di 53 anni che è stata aggredita l'altra sera da un pitbull mentre si trovava nell'area dedicata alla sgambettatura dei cani al parco Fornaci. La vittima aveva portato fuori il suo cagnolino che è stato aggredito dal cane di taglia più grande. Nel parapiglia la donna ha subito morsi e graffi che il pronto soccorso ha giudicato guaribili in quasi un mese. La proprietaria del pitbull si è allontanata e ora rischia, se vi sarà querela, un procedimento per lesioni. Dette. Rieccoci, ripartiamo dalla bellezza perché ieri sera a Villa Cordellina Montecchio Maggiore 20 ragazze hanno sfilato per il titolo di Miss Provincia di Vicenza. Miss Provincia di Vicenza 2018 è la numero 7, Marianna Marsura. È trevigiana di Montebelluna, 18 anni, studentessa al liceo artistico Marianna Marsura, la ragazza che ieri sera, sbaragliando una agguerrita concorrenza, si è aggiudicata la fascia di Miss Provincia di Vicenza. Per il futuro pensa a un corso universitario di design industriale, ma vorrebbe dedicarsi a tempo pieno al lavoro di modella. In una serata ricca di intrattenimento e di spettacolo, la passerella delle Miss ha ravvivato Villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore. Miss TV a Vicenza è la numero 4, Sara Zarpellotti. It's raining. 20 anni, diploma in studi internazionali e marketing, per ora lavora come barista in un locale di Bassano. Sara Zarpellon, che ieri sera ha vestito la fascia di Miss TVA, dice di aver vissuto senza ansia l'esperienza del concorso con l'intento di divertirsi. In futuro vorrebbe un'attività in proprio. Miss il giornale di Vicenza è la numero 14, Mariana, di il cognome? Onofriciucca. Molto bene. It's raining. Usa i social come vetrina e soprattutto per informarsi, per ora studia il Fusinieri. Mariana ha 18 anni, da ieri è Miss Giornale di Vicenza. Vorrebbe un futuro nel mondo dello spettacolo, ma si vede bene anche nei panni dell'imprenditrice per aprire un hotel in un luogo di montagna. La giuria ha premiato altre 4 concorrenti che hanno indossato fasce messe in palio da alcuni sponsor. E l'intera serata sarà trasmessa ovviamente su TVA martedì prossimo in prima serata a partire dalle 21. Adesso la pagina sportiva. Sistema duale Scuola d'Arte e Mestieri di Vicenza. Metà ora in azienda e metà ora a scuola. Nella città dell'oro rinasce la scuola Orafa, unica nel Veneto, con un percorso triennale gratuito per i giovani.
Dunque siamo allo sport, una notizia che sicuramente non farà piacere agli appassionati di ciclismo del Veneto, però manca l'ufficialità, ma la notizia temuta sembra infatti concretizzarsi. La Federazione Internazionale di Ciclismo avrebbe deciso di affidare alla Svizzera il compito di organizzare il Mondiale di Ciclismo 2020. Questo ovviamente mette fuori gioco il comitato che da anni sta lavorando per far arrivare proprio quella edizione a Vicenza. Sentito in serata, il portavoce del comitato vicentino Claudio Pasqualin ha confermato le indiscrezioni relative alla vittoria della Svizzera, ma ha scelto di non rilasciare dichiarazioni ufficiali al di là di un laconico "noi ci speriamo ancora". Presentata la Via dei Berici 2018, sabato 6 e domenica 7 ottobre, l'edizione numero 25, celebrata con un nuovo percorso da 60 chilometri. L'obiettivo sono 3.000 iscritti. Signori, buon divertimento e che la festa inizi. Un weekend tra boschi, salite e fango. Sabato 6 e domenica 7 ottobre la Mountain Bike celebra la sua festa con la Via dei Berici, che quest'anno arriva all'edizione numero 25. Un appuntamento immancabile nel calendario della Mountain Bike. 24 edizioni alle spalle e oltre 420.000 euro donati in beneficenza. La Via dei Berici rilancia alla grande quest'anno con tre percorsi: il corto da 27 chilometri, il lungo da 44 e il marathon da 60 chilometri. Sui colli iberici, ovviamente. Beh, naturalmente, visto che abbiamo una materia prima di assoluta eccellenza, il comitato operativo, specialmente le squadre che scelgono e progettano i percorsi, anche quest'anno hanno scelto dei percorsi splendidi per esaltare le bellezze dei colli iberici. La novità è proprio il percorso marathon. Sono molti anni che abbiamo questa richiesta, ma perché non fate un percorso che è più lungo per far vedere ancora meglio questi colli iberici? Abbiamo accontentato queste richieste e quindi abbiamo fatto un percorso di 60 chilometri, ovviamente riservato a chi ha più gambe e più fiato. Obiettivo 3.000 iscrizioni, ma visto che essere ottimisti non si sbaglia mai, il comitato organizzatore ha prodotto 3.500 maglie celebrative. Visto il 25esimo, abbiamo pensato di inserire nel pacco gara per ogni iscritto praticamente una maglia celebrativa, e vorrei sottolineare che la maglia non sarà oggetto di aumento per gli iscritti, quindi tenendo fermo il costo delle iscrizioni praticamente noi daremo per ogni iscritto anche una maglia celebrativa. E adesso ci colleghiamo con il giornale di Vicenza. La foto della prima pagina e l'apertura di Cultura la dedichiamo alla scomparsa del maestro Claudio Scimone, fondatore dei Solisti Veneti. Era rimasto ferito in una caduta a fine agosto. Un'altra brutta notizia, stavolta per Vicenza, arriva dal mondo dello sport. L'Unione Ciclistica Internazionale avrebbe deciso di affidare alla Svizzera l'organizzazione dei Mondiali 2020 e Vicenza resta a bocca asciutta. La conferma del sequestro dei 49 milioni della Lega mette in difficoltà il Carroccio. Abbiamo sentito l'ex storico tesoriere e segretario amministrativo del partito, Stefano Stefani. È una sentenza politica, ha dichiarato. A Recoaro le erbacce e l'incuria hanno ridotto il cimitero in condizioni pietose. I cittadini protestano e il sindaco si giustifica. Il necroforo è andato in pensione. Infine un grande servizio fotografico dedicato al concorso di bellezza Miss Vicenza. Ha vinto Marianna, a cui facciamo i complimenti. Vi aspettiamo come sempre domani in edicola. E domani come sarà il tempo? Vediamo le previsioni. Scrive e riscrive, cartucce e toner per stampanti, ora anche noleggio di multifunzioni da 1,50 euro al giorno, a Vicenza e Cavazzale. Info su www.riscrive.it. Bentornati, ci aspetta un venerdì dalla spiccata variabilità. Potranno verificarsi piovaschi e temporali in un contesto di clima ventilato con temperature in diminuzione. Nella notte di mattinata osserveremo un cielo irregolarmente nuvoloso con possibili rovesci o temporali sparsi. La giornata proseguirà sull'inaffidabile e non mancheranno altri piovaschi o temporali. La serata manterrà invariate le condizioni anche se i fenomeni tenderanno gradualmente ad esaurirsi. Le temperature saranno stazionarie sui valori minimi, in lieve calo invece le massime. E con questo vi ringrazio per l'attenzione. A tutti, arrivederci.
Infine vi ricordo che se per caso avete dei problemi di ricezione della nostra emittente dovete risintonizzare il televisore. Se avete problemi andate nel nostro sito dove ci sono tutte le informazioni che vi aiuteranno a ritrovare la serenità visiva, e poi eventualmente c'è anche un numero verde a cui potete rivolgervi. Bene, è tutto anche per questa edizione, ma vi lascio come sempre alla rubrica Scatta la tua estate. Arrivederci, buona serata. Siamo presi più tempo per te. Le nostre filiali sono aperte fino alle 16.45. Per informazioni, consulenza e assistenza all'utilizzo delle aree self. Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola.